Un clima che noi abbiamo già vissuto con, diciamo, angoscia negli anni scorsi, che oggi vediamo ritornare prepotentemente, un fanatismo religioso che nulla ha a che vedere di fatto poi con la religione, che dobbiamo in tutti i modi contrastare, dobbiamo farlo come Europa in modo unito, anche da parte nostra, con grande attenzione e con delle misure che siano corrette, giuste e soprattutto tempestive, perché insomma stiamo parlando della sicurezza di moltissimi cittadini, di moltissime persone, a fronte di pochi individui estremisti. È chiaro che delle misure, delle azioni estreme come quella che abbiamo visto ieri notte, non sono mai, mai, mai giustificabili da nessun tipo di comportamento o di atteggiamento preso, da terze persone, e tantomeno dall'Unione Europea. È chiaro che però il nostro compito come legislatori oggi è quello di cercare di, rendere sempre meno acuito il conflitto e cercare di trovare delle soluzioni che siano obiettivamente di buon senso. Invece estremizzare e polarizzare ancora, una situazione rendendo tutto bianco, tutto nero, non fa che agitare gli animi di persone che obiettivamente in questo momento devono invece essere, tenute il più calmo possibile.